Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera. Ciao Fabio, tanto per cambiare. Piove, governo. C'è il governo, c'è neanche, né ladro. Chissà. Magari quando va in onda c'è già il governo, perché noi sai le facciamo con un po' di anticipo perché siamo previdenti. È vero, dice che lo fanno. Sì che no. Non commentare perché magari quello che dici si è verificato il contrario. Che lo fanno. Va bene. Speriamo che invece lo facciano. Devono fare la nuova sede della Polizia Municipale di Arezzo. Il PD, ma anche Rifondazione Comunista, in questi giorni ha sottolineato come sarebbe una scelta sbagliata. Hanno messo come spesa preventiva per l'acquisto di un immobile 1.200.000 euro al Comune di Arezzo, più 2-3 per la ristrutturazione. Allora dice il PD e l'opposizione, perché invece di andare a comprare un immobile nuovo non si usa l'area di via Tagliamento? E tra le ipotesi che sono state fatte, l'immobile che potrebbe essere individuato è questo ex asilo di via Fabio Filzi. Veramente messo bene, un sacco di parcheggi, facilmente raggiungibile. Di proprietà? Non lo so, non mi interessa. Facilmente raggiungibile. Molto in alto. Sicuramente poi qui è un vantaggio per la Polizia Municipale, perché le multe ce ne fa iosa, perché qui è impossibile poterci venire in una strada del genere. È stretta, non c'è un parcheggio, è un senso unico, fra due strade trafficate, in mezzo alla città, è veramente ridicolo. Ora, io la misi all'ATAM, no? Perché l'ex ATAM, dico sì, poi ti dicono sì, però costa 110.000 euro. Ma che costa 110.000 euro? La proprietà di ATAM è il 100% del Comune d'Arezzo, quindi è una partita di giro, non costa assolutamente niente la sede di ATAM. È un giro che il Comune d'Arezzo paga l'ATAM in un'azienda sua partecipata al 100%, che se vuole l'azienda partecipata potrebbe anche far reddito e rimandarlo tutto al Comune. Invece gli fanno fare i lavori per il Comune, giustamente, quindi è come se desse un ritorno alla città. Quindi il Comune d'Arezzo alla sede attuale non spende niente. Visto che c'è tante aree da poterlo mettere, ma perché andare a spendere qui veramente in un posto illogico? Questo è un posto illogico. Ma Saione, quindi il PD dice bene Saione, però non spendendo soldi nuovi, ma utilizzando via Tagliamento. Che serve? Metterci una sede e poi comunque ci vengono qui. Mettiamo un bus navetta, anche alla gente facciamo un servizio speciale per venire a vicini urbani, perché sa benissimo quanta gente deve venire a vicini urbani. Guarda anche questo signore, deve andare. No, non è che. Infierire. No, non infierisco, ma deve andare a vicini urbani anche questo. Sì. Qui la multa la pagherebbe qui davanti, pensa che comunità. No, forse ce l'avrebbe lasciata se c'era la sede dei vicini urbani. Però dico, veramente qui è illogico. E come d'Arezzo ha tante proprietà, utilizzi le sue proprietà. Non ho capito perché deve andare. È vero, capisco perché via Tagliamento, che è stata indicata dalle minoranze, scusa, ma se no ti ammazzano se ti scanzi, è stata indicata dalle minoranze per utilizzarla, perché in via Tagliamento ci sarebbe stato un vecchio progetto, l'area di venderla al 50% per ricavare liquidità per l'amministrazione, è un 50%, addirittura si paventava anche di farci le case popolari una volta. Quindi questo magari può darsi che ci sia la problematica, ma se non c'è il Tagliamento ci sono tante, dico, il mercato ortofrutticolo, non ci possiamo fare anche la sede della Polizia Municipale, c'è tanto spazio. Per dirtene una, che poi ce ne sono tante altre proprietà comunali che attualmente sono dismesse. Abbiamo un casermone della piazza della Codorna completamente vuoto, perché lì ce la possiamo fare la sede della Polizia Municipale. C'è anche il vantaggio del bel parcheggio davanti. Quindi non ho capito perché infilarsi in questo buco. È solo una ipotesi, cioè una voce. Quindi stiamo commentando una voce. Va bene, allora, questa voce diciamo che è veramente illogica, perché infilare i vicini urbani in questo buco sarebbe veramente un controsenso. Tanto qui ricordi che eravamo stati perché entravano, qui hanno dovuto poi chiudere tutto, sigillare, perché anche qui c'entravano. Quindi tra tutte queste destinazioni tu quali vorresti? Ma sicuramente il Tagliamento va bene, la Codorna va bene, il mercato ortofrutticolo va bene, sono tutte aree che vanno bene. Il mercato ortofrutticolo forse è un po' decentrato, ma anche il Tagliamento sarebbe un po' più decentrato. Più centrale sarebbe sicuramente la Codorna. Poi sì, è vero che come ha detto credo Bracciali, si può costruire in via, dalla parte di via Provenza, si potrebbe addirittura costruire. Ma questo non lo so. Deve avere il piano regolatore. Comunque sono oltre 3 milioni tra comprare e ristrutturare. Sono tanti soldini. Sì. Utilizziamoli per tante altre cose che c'è bisogno. E oddio, anche costruire la sede via Tagliamento costerebbe qualche soldo, come costruire la mercato forticolo, come ristrutturare l'area nell'area Codorna. Però insomma, una cosa è quello ristrutturarsela, una cosa qui è comprare questa struttura veramente illogico
e poi spenderci 4 milioni di euro e forse anche qualcosa in più. Staremo a vedere, magari ne parleremo anche col sindaco, perché no? Perché è proprietà molto in alto. Qui deve fare l'interesse dei cittadini, non delle proprietà molto in alto, questo è evidente. I cittadini penso che qui non abbiano nessun interesse a venirci.